Allora, grandissima Katia, siamo tra noi, quindi adesso si parla di Adesso un mi sono. qualcosa di particolare, no? Mi hai detto Io. depilazione, boh, dimmi. Allora, intanto io mi sto lamentando per il tempo che non mi lascia usare internet decentemente, però il nostro pensiero ovviamente è in Sardegna, come il tuo e come tutto di quelli di tantissimi italiani. È ovvio che oggi il pensiero stia fisso là, però insomma andiamo avanti con Hai la nostra fatto idea. bene a ricordarlo. Andiamo avanti con la nostra idea di gioco, di sensualità e di Brava, brava, coppia. ti apprezzo tanto. Io oggi volevo parlarvi di una cosa particolare, Sono che tutto orecchie. è questa. Tu Scusa. hai detto a Michelle prima che Sì. parlavamo di depilazione femminile. Invece io volevo presentarti questo che non è nient'altro che un aftershave, che però non è proprio dopo barba quella barba che intendi tu, Sì? ma è un dopo barba un'altra barba. Quale barba? Boh, non lo so. Allora, la depilazione intima, solitamente quando parliamo di depilazione intima lo facciamo con le donne, ma lo facciamo tantissimo anche con gli uomini, perché gli uomini, a differenza delle donne, difficilmente usano questo tipo di cura per il loro Ma corpo. perché comunque c'è gusto e gusto, eh? Io qualche donna, insomma, nella vita l'ho frequentata. C'è chi gli piace villoso, c'è chi gli piace Sì. glabro. Sì, noi quello che consigliamo sempre non è la depilazione totale né nella donna né nell'uomo, che quello come dici tu è un gusto personale, ma è la depilazione della parte più bassa del perineo. Quindi per la donna le zone delle grandi labbra e per l'uomo la zona dei testicoli praticamente, comunque del perineo maschile. Perché questa zona è fortemente sensibile. E ovviamente, come tutto il nostro corpo, dalla faccia senza barba alle gambe depilate, aumenta la sensibilità se viene rasata o se viene depilata con una crema, con la ceretta, ma io non lo so questo. Mi fa morire che è lei che di solito imbarazza me, che stavolta un po' rimane lì così. Allora, tu la sensazione Comunque ti della. confermo che una volta ho fatto la depilazione proprio glabro tutto e non ti offendere, non lo farò mai più. Era d'estate, ho passato l'estate a grattarmi. Stop. Non hai usato l'aftershave fatto apposta per le E zone intime, vedi te? non vi conoscevo ancora, mi sono affidato alle cose che trovi al supermercato, ma non lo fate queste cose. Anche mio marito una volta ha tentato di depilarsi il petto e ti assicuro che mio marito lo chiamano pelliccia gli amici, Sì, quindi come lo è detto chiamano? pelliccia. Pelliccia. Quindi immaginarlo depilato da un uomo tutto villoso, quindi è stato uno shock. Non la consiglio neanche io la depilazione totale, a meno che a una persona non piaccia, quindi. Certo. Ma Però. per voi donne facciamo tutte ste pazzie, eh? Ammetto che fu proprio per quello. Allora, madame. Anche noi per voi ne facciamo tante di pazzie. Madame, prego, a lei la parola. Io continuo a sostenere, continuo a dirlo alle donne che vengono in consulenza e gli uomini stanno facendo altrettanto con gli uomini che seguono nelle consulenze maschili, che la depilazione della zona intima è molto piacevole. Inoltre, siccome il sesso orale è bello se viene fatto su una zona pulita e igienicamente a posto. La depilazione aiuta anche per questo. Quindi anche i maschietti, se magari le loro donne non sono molto propense al sesso orale, proviamo a depilare e a tenere tutto in ordine bello, che così la signora vedrà tutta questa cosa morbidosa e gli verrà un pochino più voglia di approcciarsi. E se all'uomo, e so che ce n'è, piace invece il cespuglietto, insomma, lo Ci vedi sta, perché? Perché allora, ci sono uomini che invece gli piace il pelo, no? Ma sono guarda, è d'accordo. un casino accontentare tutti, eh? Cara Il Katia. dialogo nella coppia, il dialogo nella coppia è sempre fondamentale, quindi parlarsi e chiedersi è sempre una cosa bella, però è una cosa bella anche testare qualcosa di nuovo. La Quindi sorpresa, l'effetto surprise. l'effetto sorpresa sia nell'altro che ti trova che nel te che provi sensazioni sicuramente nuove.
Pensa con le mani lubrificate, con i baci, con qualunque cosa si possa toccare una parte ultrasensibile perché è appena stata depilata. E poi magari depilarsi in coppia, no? Può essere un gioco, uno scambio divertente tra i due. Certo, perché no? Finché si tratta di creme, ok, io il rasoio senza offesa per il sesso femminile non lo do più in mano a nessuno, perché volevo fare una volta il romantico, mi fai la barba tua? Ma non è X Factor, mai più, mai più sta cosa. Vabbè, oh, insomma, sembrava un film dell'orrore, era tutto un sangue, insomma. Un'esperienza nuova. Ma certo, affettami la faccia, amore, affettami la faccia. Senti, Dimmi. allora, le ultime battute e poi abbiamo finito. A te la parola. Le ultime battute sono più o meno sempre le stesse, anche in questo argomento qua. È importante parlarsi e comunicarsi perché anche questo può essere un gioco nuovo nella coppia. Può togliere tabù e pregiudizi che ci sono nella coppia ad affrontare il sesso orale o affrontare il corpo dell'altra persona. Magari è più facile avvicinarsi proprio se è curato anche in questa maniera. Oppure, come dicevo prima, può diventare un divertente gioco. Una sera che non c'è nessuno, ti metti nel lettone con un sacco di asciugamani e provi a fare questa cosa qua. È una complicità come un'altra. Ok, senti, ti lancio una provocazione. Ci sono anche dei tabù per alcune donne, o viceversa, insomma, che dir si voglia, per ciò che è il sapore a volte nel sesso orale. Quindi vi lancio a voi esperte di Rosso Limone la provocazione magari per affrontare anche questo argomento. Io saluto Katia Ferrazza, ringraziando quindi sempre per la gioia e la solarità con cui affronti tutti i temi giorno per giorno insieme a Laura Bagatella. Ricordo a tutti voi, cari amici che ascoltate TV7 Vertigo, che abbiamo la nostra pagina social aperta, quindi queste tematiche o qualsiasi esse siano possono essere affrontate anche lì con domande, video, immagini. Ricordo a tutti voi che stiamo cercando nuovi inviati e uno tra questi potresti sicuramente essere tu, partner @gruppotv7.com oppure palinsesti @triveneta.tv oppure 049 80 777 53 o se no il cellulare di Katia che è 34. Sto scherzando, non ve lo dirò mai. Stavo scherzando. Volevo vedere che faccia facevi. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, noi torniamo domani, sempre alle 14. Ciao!